Amici spettatori, stiamo nell'intervallo tra Lazio e Juventus con il risultato di Lazio 1, Inter 0. La classifica, intanto è Lazio 39, Juventus 38, Milan 37, Inter 31, intanto è ricominciato il secondo tempo. Napoli quota 30, Genoa e Cagliari anche 30, Fiorentina 29 e poi via via tutte le altre. Intanto messa per l'Inter, che dopo il gol cercherà di colpire. Ma attenzione, ancora la Lazio, ancora un contropiede. Questo è il terzo tocco. Mi levi l'arbitro, se segni non vale? Chi? Lui. Ancora un contropiede. Perché se partito la... Ah, no, ma io lo sappiamo, guarda. Attenzione. Sì. Questo non è quel gioco, eh? Lui no. Non è punizione, che sta fuori. Dai per terra, vado a vedere. È tua. Ah no, però è strisciato. Io sì. Fai la Lazio. Adesso tra Lazio e Juventus, adesso la Lazio cerca di anche di perdere un po' di tempo con molta astuzia per cercare di portare a casa ovviamente il risultato, però commette l'errore di andare sul fallo laterale. Io la posso rimettere, poi dopo un tocco il Lazio. Ok. E adesso non c'è fuori gioco, eh? No. Mamma mia. La Lazio riparte ancora in contropiede. Pericolosissima. Quotidiane? Rimessa laterale. Rimessa laterale per la Lazio. Ho messo dentro questa cosa. Fallo laterale della Lazio. Bernardo si è posto a scegliere il giocatore per poterlo battere. Ma dammi lo so, così come batto, così entrano sulla riga. Se sfinassi i dita. Intanto. Attenzione. Però la palla rimane ancora ai biancocelesti, che ripartono. Bello, sì, grazie. Mamma mia. Che attenzione, che colpo. Adesso rimessa laterale Lazio. Aveva fatto un colpo incredibile. E adesso è la Lazio che attacca, attenzione! Inter. Punizione. Punizione Lazio, una posizione abbastanza. Ti faccio un pallonetto molto pericolosa. No, come si chiama quello lì? Abbastanza pericolosa. Molto difficile per poter segnare, ma comunque abbastanza pericolosa. Inter. Intanto dalla regia ci arriva nota del 3-1 della Juventus. Il Lazio. La Lazio qui continua ad attaccare. Non l'ha presa. Non l'ha alzato male. No, non l'ho presa. Inter. Dico solo che l'ha alzato male. Attenzione adesso alla
questo di vabbè aspetta è bianco celesti abbastanza imprevedibili quest'anno e soprattutto in questa partita fuori di pochissimo è stato un tiro velenoso verso la porta dell'Inter. Intanto si risistemano le squadre e adesso riparte. Tanto mancano 9 minuti e mezzo per la partita. 3-2. Attenzione Lazio, qui i cambiamenti di corsa si evolvono. La Juve sta vincendo 3-2, ha segnato proprio adesso il Crotone. Intanto la Lazio continua. Lazio continua ad attaccare, attenzione. Questo lo posso spostare, sì. Attenzione. Buon tocco dei nerazzurri che ripartono in attacco. Ma la palla va sempre alla Lazio. Non serve. Attenzione, adesso l'Inter attacca, ma regala il pallone ai biancocelesti. Attenzione alla Lazio, come al solito riparte con questi contropiedi velenosi, può anche tirare. Fuori come al solito fa degli attacchi molto ma molto velenosi. L'Inter deve stare attenta a non subire il secondo. Che notizie dai Radolini? 5-2 per la Juve. 5-2 per la Juve, partita praticamente chiusa. L'Inter riprova ma niente, senza avere... adesso riprova intanto si risistemano le squadre. Oh Roberti, vai. Riparte. Attenzione, il pareggio dell'Inter con il numero Banega. Ha pareggiato con Banega. Banega pareggio, attenzione. Vai. E adesso il risultato è cambiato 1-1. Con questo risultato la Lazio va a quota 40, ma la Juventus passerebbe un punto, passerebbe avanti un punto sopra con questa vittoria. Adesso con 5 minuti al termine a questa gara, pareggio dell'Inter non ci voleva per i colori biancocelesti. Lazio non può tirare, ma comunque continuano a giocare con un gioco molto ma molto velenoso.
Attenzione, adesso è la Lazio che riparte. Attenzione, può tirare. No! Che errore, che errore. L'ha toccato, rigore. Rigore, rigore. Rigore netto. Rigore netto. Tutti i di qua, allora mi metto di qua. Rigore Lazio. Attenzione, rigore per la Lazio al minuto. Al minuto. Al 25esimo. Attenzione, tiro gol. Il numero 14, Keita. È ritornata in vantaggio la Lazio all'Olimpico. E adesso. Adesso è micidiale. Attenzione, adesso. Lazio. Adesso controlla la partita. Mancano 3 minuti e 30. Con 3 minuti e 30 al termine più recupero. L'Inter. E gioca con molta tranquillità. L'Inter riparte. Attenzione, può tirare. Pericolo. È stato furbo. È stato furbo Bernardo a fermare in questo momento la Lazio, in questo momento l'Inter. Adesso. Adesso giocano per perdere tempo, ovviamente. Bianco Celesti. No. Lazio. Siena la Lazio. Lazio. Che salva. Adesso è pericolosa la situazione per la Lazio. Ma se la cava bene. Inter. Lazio. Funziona la Lazio che riparte. Funziona Lazio. Sempre Lazio, sempre Lazio. Sempre andava là, andava a 5. Attenzione. Inter. Guarda che devo fare. Rimessa Inter. E l'Inter sbroglia. Una situazione molto critica. Inter riparte. No, Lazio. Sbagliando un colpo molto semplice. Lazio. No, un po' Rocchi, aspetta. Adesso prova il tutto per tutto i nerazzurri. Mentre la Lazio. mentre la Lazio vai. Si difende. Barricando in tutto e per tutto a un minuto e mezzo al termine. Ricordiamo il risultato: Lazio 2, Inter 1. Con molta astuzia, adesso la Lazio è ripartita. Attenzione con i suoi contropiedi velenosi. Attenzione, adesso è veramente. Voleva troppo. Bernardo voleva veramente troppo con dei suoi giocatori. Rumoreggia l'Olimpico. No! Attenzione, errore dell'Inter. No! Ah, per fortuna di. Per fortuna di Biglia. Darò un minuto di recupero. Mi dicono la regia che ci sarà un minuto di recupero. Lo voglio fare male. Un minuto da adesso. Un minuto da adesso, è scattato in questo momento il recupero.
formazione adesso vuole ripartire. Lazio. Attenzione, attenzione. No! Ha lisciato, l'Inter continua ad attaccare. Attenzione, è pericoloso. Lì non può fare molto il giocatore nerazzurro. 30 secondi. Attenzione, 30 secondi al termine, riparte. Ottimo tiro! Lazio! Eh sì, perché c'è l'altro lato. Lazio, Lazio. Riparte, attenzione, Madeghi. Attenzione. Madeghi. Ho fatto un momento. 12 secondi. Madeghi, Madeghi. Attenzione, attenzione. La Lazio continua. Fine. Finita partita. Lazio batte Inter 2-1. E in classifica sale a quota 42. Quanto è finita là? 6 a 7 a 0. 7 a 0. Va bene, significa che l'intervista... un attimo. Allora. intervistiamo mister Bernardo Mammì. Allora, bella soddisfazione però. Adesso manca l'ultima partita con il Crotone per suggellare il coronare il sogno. Siete ovviamente felici? Eh sì, sono soddisfatti del campionato fatto fino adesso. Passiamo adesso all'allenatore dell'Inter, Sandro. Come si sente dopo questa dopo questa partita? È stata una partita molto difficile, abbiamo cercato di contrastare la Lazio, sappiamo la sua forza. Fin dal primo minuto poi. Fin dal primo minuto. Purtroppo ci ha condannato un grosso sbaglio difensivo che ha procurato quel calcio di rigore che non ci voleva. Abbiamo cercato poi di recuperare, però la forza della difesa della Lazio la conosciamo. Auguro a tutte e due contendenti dello scudetto, in bocca al lupo e un buon ciao Mario. E con questo salutiamo tutti e chiudiamo dallo Stadio Olimpico di Roma.